preghiamo insieme una posta del Santo Rosario. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, Ave o tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, il Santo Padre nella solennità della Beata Vergine Maria, la tutta santa Immacolata, ha aperto il giubileo straordinario che indica a noi, all'umanità intera, la porta della misericordia di Dio. In comunione con la Chiesa universale, questa celebrazione apre solennemente l'anno santo per la nostra Chiesa diocesana, chiamata dal suo Signore alla grazia e alla riconciliazione. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua ad effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatola, se la mette in spalla tutto contento. Va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione». O Cristo. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e la nostra adesione a Cristo, Dio vivente, pastore di tutti gli uomini, che si è fatto agnello per riscattare l'umanità dal peccato e condurla alle sorgenti dell'acqua viva. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
spirito di santità. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Per dirvi che sono commosso per tutta questa grande partecipazione, per la vostra presenza. Avremmo potuto celebrare sotto la volta del cielo, ma dobbiamo entrare in cattedrale, dobbiamo aprire la porta santa, e quella sarà la porta santa della misericordia per tutto questo anno giubilare. Quindi vi chiedo di avviarci poi con ordine. Quelli che possono stare dentro, ci stringeremo il più possibile, e gli altri magari staranno in piazza, tanto abbiamo messo gli altoparlanti, e i sacerdoti verranno fuori a farvi la comunione, perché tutta la nostra Chiesa, grazie per la vostra partecipazione, grazie a Papa Francesco per questo giubileo della misericordia. Fratelli e sorelle, avviamoci nel nome di Cristo. Egli è la via che ci conduce nell'anno di grazia e di misericordia. Santa Maria Madre, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Santi Michele, Gabriele, Raffaele, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi. Santo Abramo, prega per noi. San Mosè, prega per noi. Sant'Elia, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santi Simone e Giuda, San Mattia, San Luca, San Marco, San Barnaba, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Policarpo, San Giustino, San Lorenzo, San Cipriano, San Bonifacio, San Stanislao, San Tommaso Becche, Santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro, fermi,
San Paolo vivi, prega per noi, prega per noi. Sante Perpetua e Felicita, Santa Agnese, Santa Maria Loretti, prega per noi. Santi Martiri di Cristo, prega per noi. Santi Leo, prega per noi. Santa Loretto, prega per noi. Santa Pietro di per noi, prega per noi, Ignazio di Loyola, prega per noi, San Francesco Saverio, prega per noi, San Vincenzo de Paoli, prega per noi, San Giovanni di Maria, prega per noi, San Giovanni Bosco, prega per noi, Santa Caterina da Siena, prega per noi, Santa Teresa di Gesù, prega per noi, Santa Maria agli anziani con la grazia del tuo spirito. Dona ai giovani di crescere nella tua amicizia. Illumina con la tua sapienza i legislatori e i governanti. Difendi i perseguitati a causa della giustizia. Ridona la patria agli esuli. Conforta i nostri fratelli infermi. Ascolta la nostra supplica. Dall'altro lato. Seguiamo insieme il secondo momento di questa celebrazione che trovate nella seconda pagina del foglietto. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua salvezza. Insieme. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua salvezza. Dio disse a Noè: fatti un'arca di legno di cipresso. Da un lato metterai la porta dell'arca. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua salvezza. L'arca aveva sul fianco una porta. Ciò significa quella ferita che la lancia aprì nel costato del crocifisso. Attraverso questa porta entrano tutti coloro che vengono a Cristo. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua salvezza. Uno dei soldati
colpì il fianco di Gesù con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Riconosciamo nel tuo corpo, Signore, l'arca della nostra salvezza. Riconosciamo nel tuo costato l'ingresso alla fonte dell'acqua viva, la tua misericordia. Aprici, Signore Cristo Gesù, aprici la porta del tuo costato. Tu sei il vero Noè, l'unico che Dio tuo Padre trovò giusto al suo cospetto. Facci entrare in te attraverso la porta del tuo costato.
dobbiamo camminare, dobbiamo camminare, dobbiamo camminare. Come on,